Non so quanto manca alla fine, ma spero davvero di sopravvivere alla nebbia innanzitutto. Non si capisce neanche dov'è che finisce la nebbia e dov'è che inizia l'acqua. Spero davvero di capire tutta sta faccenda di Maria e Mary e il diavolo ormai. Regà, quella Mary Maria incontrata nelle prigioni io la chiamerò il diavolo per comodità. Perché non è né Mary né Maria. È entrambe le donne, ma anche no. Cos'è quella luce lì? Devo guidarla io sta cosa? Guidarla verso dove? Scusatemi. Non si vede niente. Oh, finalmente. Sto benedetto hotel. Come si comanda sto coso? Ragazzi, mi sento un mongo spastico, ma non ci posso fare nulla. Dove mi trovo nel mondo? Non è un'indicazione molto specifica, eh? Proviamo a girare. Ok, devo seguire la luce. No, James, troppo. No, raga, guidare sto. Oh, e fermati, ma. Ma che. Come. No, ragazzi, la percezione di destra e sinistra è andata completamente a rotoli. Incapace di governare pure un pezzo di legno. Ok, dai, proviamoci. Non so neanche se rivedremo Maria, né Maria Maria né il diavolo perché. Boh. Cioè l'hanno fatta resuscitare anche se non era lei e poi l'hanno ammazzata di nuovo. Sviluppatori veramente infami zozzi. Ma io mi sto davvero muovendo o sono fermo? Ragazzi, io non capisco. Potevano almeno mettere il puntino sulla mappa. Ma questo è lo stesso lago, il Toluca Lake, di cui abbiamo letto in quell'articolo che diceva di quella nave scomparsa, i corpi mai trovati. Poi mancavano delle pagine e quindi non si sa se era parte di un altro racconto, che ne so, però si parlava di mani che sbucavano dal fondale, credo, del lago. Ed era come se fossero in cerca dei loro compagni. C'era questa ghost story e adesso durante questa attraversata mi sto domandando se c'è un nesso. Ragazzi, io non riesco a percepire se ci stiamo spostando o meno perché non ci sono punti di riferimento.
Non riesco ad orizzontarmi. Perché non c'è un orizzonte. Come caspita fai a orizzontarti senza orizzonte? Peccato però che non si può neanche ruotare l'inquadratura. Cioè, è proprio da depressione questa cosa. Il momento in cui tu stai fermo nella barca, rifletti un po' sull'avventura di Silent Hill 2 e dici: che schifo la vita. Che schifo. Secondo me non ci arriveremo mai. In realtà questo non è il lago di Toluca, questo è lo Stige. Io sto facendo il caronte di me stesso. Ok, forse adesso quella cosa sta aumentando. Credo di sì, rispetto a prima. Forse non ero perfettamente allineato e quindi procedeva in maniera strana la barca. Ma comunque ci vuole veramente molto tempo a fare sta parte. Sì, si sta anche alzando, quindi vuol dire che mi sto avvicinando. Perché quella luce sarà, ripeto, di un faro, quindi più mi avvicino, ok. Cambiato affatto in 3 anni. Lakeside Amusement Park, che dite? Ci andiamo a fare una visitina? Sapete, visto da lontano lì nella nebbia, mi ha ricordato il dipinto che abbiamo visto nella prigione. Dipinto che abbiamo visto nella prigione. Che si chiamava Uomo che brucia. C'è una fontana a forma di uccello al momento. Scelte di sintassi un po' particolari. Carion Sirenetta. Oh, che bello quando metto la mappa. Perché c'ho luce spenta? Quando metto la mappa direttamente così. Ah, che proprio non la puoi perdere. Cavolo. Ti aspetto. Waiting for you. Che cos'è questo? Camera 312. È la camera che occupammo Mary ed io. Mary, sei là? O forse... forse è tutta una trappola del diavolo.
questo è il primo piano, cioè per noi è il piano terra, per loro è first floor. Oh mio Dio, addirittura a tre piani sto coso. Vabbè, la 312 è la meta finale, quindi sarà bloccata, servirà una chiave, dovrò risolvere 10.000 enigmi per arrivarci, come sempre. Per ora credo che... Scusatemi, queste scale scendono. Ah, perché c'è la lobby. Iniziamo dalla lobby, visto che c'è anche la reception. Oppure... lì c'è l'ascensore. Vediamo, tanto come sempre dovrò esplorare tutto prima o poi. Ah, sono sbucato proprio nel reception. Signor James Sunderland, la videocassetta che lei ha dimenticato qui è nell'ufficio al primo piano. La famosa videocassetta di cui si parla nel filmato iniziale. Ci sono chiavi nella scatola delle chiavi? Allora sei proprio cieco, James. Chiave della camera 312. La chiave della camera che occupammo, Mary ed io. Wow, non pensavo sarebbe stato così semplice. Infatti sicuramente non lo sarà, mi capiterà qualcosa di brutto. La videocassetta in teoria è antecedente, ovviamente, al decesso di Mary. Mi domando però se quando la troveremo sarà fedele o se magari James dirà no, è diversa, è successo qualcosa, che ne so. Dove sono sbucato di qua? Ah, sempre al corridoio. Io sono entrato da qui. Aspettate, prima fatemi concludere la lobby. Ancora non posso lasciare quest'albergo. Qui c'è un carillon. Anch'io ho un carillon. Chiede la camera numero... La 312 della camera, vabbè, abbiamo capito. Carillon con attaccato un'immagine tratta dalla fiaba La Sirenetta, trovato nella fontana del giardino. È stonatissimo. Il carillon è rotto, forse. Forse ne servono altri due, visto che ci sono altre due cose. Qua si sale? No, prima finiamo il primo piano. So che lì c'è il save point, ma vabbè. Allora, che cosa abbiamo di bello qua? Oh, vacci piano con la telecamera. Prendiamoci una tazza di caffè. No, niente caffè.
C'è nessuno in questo hotel. Come dico sempre nei giochi horror, meglio nessuno anziché qualcuno di ostile. Chiave pesce. Cioè, qualcuno qui si stava a magnare un mazzo di chiavi. Did I scare you? Huh. Yeah, you did. In realtà, incredibilmente, no. A me non ha spaventato. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Ok, questo è il famoso tema musicale di cui vi parlavo. Quello che ho sentito nel film del 2006. Vabbè, vi ricordate tutto il discorso dei brani musicali che vi ho fatto nel 3, se non sbaglio? Nel let's play di Silent Hill 3, intendo dire, non nel terzo video. Questa parte di questo tema non l'avevo sentito. Cioè, conoscevo solo quel pezzettino lì e, come vi ho già detto, è questo pezzo qui. Mi è piaciuto tantissimo, ho deciso di utilizzarlo fin dall'inizio, fin dal primo Silent Hill, come brano per alcune intro. Dunque, di nuovo la marmocchia. Stavo pensando proprio questo prima di iniziare ora, cioè ora la leggiamo la lettera. Stavo pensando questo, che a rigor di logica siamo prossimi alla fine del gioco, perché abbiamo scoperto dopo la visita spiacevole lì negli appartamenti che l'albergo è il vero posto speciale. Cioè, James inizialmente aveva pensato alla riva sul lago, ma poi Maria ci ha fatto riflettere. Cioè, non è che ci ha fatto riflettere, ha detto a James, non è che c'era un altro posto, insomma, bla bla bla, ce lo ricordiamo. Quindi questa dovrebbe essere la tappa finale. E stavo pensando che però mancano ancora delle conclusioni per i personaggi. Eddie è morto, a meno che non sbuchi di nuovo in forma zomboide o cosa strana. Del resto è plausibile, come è successo con Maria. Anche se Eddie l'abbiamo ucciso noi, invece Maria è un evento che dipende proprio dal gioco. Non ho idea. Comunque, ogni personaggio dovrebbe avere una conclusione per la sua storia. Solo che se pensiamo a Silent Hill 1, lì la conclusione della storia dei personaggi avviene proprio alla fine. Anche per Lisa stessa e Kaufman. E anche Sibyl, se uno non la fa fuori a Luna Park. Dahlia, anche lei muore prima della battaglia finale, quindi forse qui c'è qualcosa del genere. Stavo pensando nello specifico proprio a Laura, che è da un po' che non la vedevamo, e mi stavo domandando se ancora non abbiamo concluso la storia di lei, ma anche degli altri personaggi, vuol dire che manca una fetta di gioco. Però è possibile che ci sarà un finale che chiude tutte le storie assieme, magari spiegando anche il legame che queste persone hanno con questa città dei fantasmi o che caspita ne so. Carissima Laura, lascio questa lettera a Rachel perché te la dia quando non ci sarò più. Sono in un posto lontano adesso, un posto tranquillo e stupendo. Perdonami per non averti salutato prima di andar via. Stammi bene, Laura. Laura l'aveva detto che si erano conosciute in ospedale quando Mary stava male.
Ripensavo anche su questo, ogni tanto fra un video e l'altro cerco di riordinare un po' le idee, consulto il mio almanacco. Laura aveva detto di averla conosciuta nell'ospedale e infatti in una stanza, cioè la stanza in cui Maria inizia a sentirsi male, che è una cosa molto sospetta, come stava male Mary appunto, quando poi siamo nell'Otherworld di quella stessa stanza, Maria non c'è, anche se la rincontriamo poi da un'altra parte, ma lì si sente comunque un respiro affannoso, quindi penso proprio che per aprire un attimo la solita parentesi delle teorie e delle speculazioni, mi sembra molto plausibile, molto sensato che lì c'è quel suono di respiro, di che non è salutare, insomma, per simboleggiare, per indicare la malattia di Mary. Non essere troppo dura con le sorelle. E Laura, a proposito di James, so che lo odi perché secondo te mi tratta male, ma dagli una possibilità, ti prego. Secondo te mi tratta male? Mi domando se questa informazione è veritiera o se è un parere di Laura che in quanto bambina, cioè lo sapete a volte come sono i bambini, prendono a simpatia o ad antipatia alcuni adulti senza un vero motivo logico. Non sempre, sto dicendo a volte. È vero, a volte è un po' scontroso e non ride molto. Ok, a quanto pare Mary sta confermando. Ma sotto sotto è una persona molto dolce. Un po' scontroso e non ride molto. Vabbè, con la moglie, con questa malattia, presumo non abbia avuto un periodo facile nemmeno lui. È veramente strano comunque, supponendo che il gioco non ci stia ingannando, questa è la prima volta che vediamo delle parole di Mary. Beh, la prima no, c'è anche all'inizio del gioco quando c'è un'altra lettera, proprio una narrazione epistolare, un contatto epistolare con Mary fino ad ora. Laura, ti voglio bene come se fossi mia figlia. Speravo di adottarti se solo le cose fossero andate diversamente. Buon ottavo compleanno, Laura. La tua amica per sempre, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Ha appena attraversato la parete perché, vabbè, i glitch dell'emulatore. Cosa ha disegnato? Un disegno fatto da Laura, un gatto. Oh! Sei sempre una piccola peste, però... Oddio, la musica si è fatta cattiva. Il gattino ti ha fatto guadagnare punti. E a quanto pare sì, si sono riappacificati, non hanno parlato di prima nell'ospedale. E sempre a proposito di ospedale, se Laura ha conosciuto Mary in ospedale, vuol dire che anche lei comunque stava male. Quindi se davvero Mary è qui, secondo me c'è come spettro, come defunto, anima defunta. E probabilmente lo stesso per Laura, sto pensando. Altrimenti questa come ci è arrivata qua? E torniamo al punto iniziale, che i personaggi sono qui perché non deve esserci un motivo ed è giusto così. No, ok, mi va benissimo. Questo suono invece non mi va benissimo. Che cavolo?
che schifo ci fa qui? Il padre di Angela. Cazzo, i suoni. Ok, sono delle versioni non boss. Qui c'ero entrato, sbucavo ovviamente alla hall. Caffè qui era chiuso, l'altra della hall. Laura se n'è andata in giro da sola. Però ripenso nuovamente... Ah, c'è l'icona della nota perché lì c'è il carillon. Ripenso nuovamente alla frase... Aspettate, lei stessa ha detto che ha 8 anni, a proposito di ripensare. Allora perché prima, per strada, cioè io dico prima ma in realtà stiamo parlando di un po' di video fa, perché in strada aveva detto, ma sei cieco o cosa, quando James le aveva detto che ci fa una bambina come te qui? È davvero una bambina allora? Vedete, certe frasi, questa è la riconferma, sono messe solo per stuzzicare la fantasia nei giocatori che iniziano a chiedersi ma che cosa avrà voluto dire? Niente, probabilmente. È enorme questo ambiente. Poi scusatemi, queste scale... No, portano alla lobby. Ah, poi le rampe lì, ho capito come funziona. Scusate, ma mi è preso un piccolo infartino. Non so se riuscite a sentirla, ma in sottofondo in questo momento c'è un'ambulanza che sta passando vicino a casa mia. Forse dovrei chiedergli un passaggio. Vorrei chiedere di portarmi gentilmente al reparto cardiologia. Quanta roba! Munizioni pistola ormai praticamente non mi servono più, nel senso che... ne ho così tante di fucile che... posso pure utilizzarlo da qui alla fine del gioco, credo. 140. Lo stesso numero, praticamente. Ah, vabbè, qui ce ne sono 10, qui 6. Vabbè, avete capito. 40 per la carabina. Primo piano completato. Ne restano semplicemente altri due. Ah, stavo dicendo prima. Vedete una marea di cose che poi mi tornano in mente. Stavo dicendo... che Laura se n'è andata qui a Zonzo. Nonostante ci siano mostri. Perché forse per lei davvero non ci sono mostri. Ricordiamoci quella frase. Sempre nell'ospedale. Perché dovrei avere paura? In risposta a James che le aveva chiesto com'è possibile che tu non abbia neanche un graffio. No. Non ti devi azzardare, mi fai schifo! Devi cambiare bersaglio, James. No! Qui forse ci vuole anche una curettina. Wow, i danni!
Mi ha succhiato via l'anima. Sta chiave a pesce che roba è? Porta chiave a forma di pesce sul tavolo del ristorante. Queste dovrebbero essere tutte stanze. Quanto ci scommettete che mo manco una è aperta? Chiuso. Chiusa anche questa. 202-204. Posso provare a utilizzare su entrambe la chiave del pesce, ma non capisco in base a che cosa dovrebbe funzionare. E infatti. Chiave del pesce, carillon della sirenetta. Vabbè, questo è un hotel che dà sul lago, quindi capisco. È una cosa piuttosto comune che gli hotel a volte hanno delle caratteristiche in base a dove si trovano. Io non ce la faccio, raga, dovete regalarmi una bussola. Io ho bisogno del senso dell'orientamento nella mia vita. Che cosa guardi di bello, James? Nulla interessante. Qui c'è qualcosa di un po' interessante. Anche se pure a cura sto messo molto molto bene. Qui c'è un quantitativo di munizioni che però boh è da vomito. Chiusa a chiave. Ce l'ho, provo a usarla. Ah, che culo. Non so in base a che cosa, però aspettate, ho appena detto ha senso la chiave di pesce perché l'albergo riva al lago, però per la valigetta la chiave col pesce, vabbè insomma, magari il proprietario, che ne so, era un appassionato di pesca. 204, perfetto. Posso chiamare la polizia? Non sento niente al ricevitore, forse il filo del telefono è stato tagliato? Penso che direttamente non c'è linea, non... ...204 era da questa parte. C'è un silenzio raggelante per ora. No, era questa. Cosa abbiamo di bello qui? Morti squartati? No. Ah. Chiave dell'ascensore di servizio. Mi serve una combinazione. Che stanza è questa? Ho attraversato la 202, ok. Mi serve un codice. Dubito che sia qui. No, ok, decisamente no. Vediamo ste foto. Foto sparse sul letto. Che cos'è questo? Sembra proprio la briefcase che c'è lì. Parte della foto è stata colorata con un pennarello. Quindi nella foto ci sarà sicuramente la combinazione, ma... come faccio a togliere il pennarello dalla foto?
Se ci fosse un negativo potrei ristamparla, che ne so. Cioè, servirebbe anche l'attrezzatura adatta. Ma pennarello così... Come fai a toglierlo? Anche con un solvente, non... Non ho idea, dovremmo inventarci qualche gioco di prestigio. Clockroom, ho fatto tutto. Potrei prendere le scale, fare tutta quest'altra parte. Giù porta... Ah no, c'è tipo una hall intermedia. No, certo, ok. Niente, sono scemo, abbiate pazienza. Però questa è un'altra hall. Ah, meno male che è chiuso perché quello spazio era bello grosso. Neanche siamo entrati James subito con gli occhi. Pam. Non funziona. Ascensore di servizio. No, anche l'altro l'avevo provato. Rimane quindi quello al terzo piano. Cioè, ovviamente è sempre lo stesso ascensore, intendevo dire, rimane provare ad accedervi da lì. Questa porta sembra chiusa, ecco cosa sembra. Sembrava importante, visto che era diversa dalle altre. Chiave dell'ascensore di servizio? Oh! Vediamo cosa c'è qui prima. Un bel niente. Ma sta mappa è strana, scusatemi. Ora che ci penso, cosa sono queste parti in grigio? Ma che sono tutti questi oggetti? Vabbè, raga. Molto... Ah, vuota. Molto facilitato questo gioco. Memorandum affissi, niente interessante. Oh, oh. Che caspita. Tolleranza peso una persona. C'è scritto qualcosa sul pulsante. Che cos'è questo? Capienza una persona. State dicendo che sono ciccione? Non è che c'è qualche creatura invisibile. Ma che vuol dire? No, ok, è chiaro che qui non mi fa fare nulla. Il gioco mi sta dicendo che devo dimagrire. Non so però dov'è che dovrei andare adesso. Se non al terzo piano, effettivamente. Adesso si è anche capito perché Maria sentiva questo
istinto materno, quasi, chiamiamolo così, di proteggere Laura, insomma, si preoccupava per lei. Perché Maria comunque è una specie di rincarnazione di Mary. Noi abbiamo scoperto, grazie a quella lettera, che Mary si era molto affezionata a Laura, quindi di riflesso ha senso che anche Maria nutriva questo sentimento, anche se lei non era in grado di dare una spiegazione. Aveva detto: non so perché, sento che dovrei prendermi cura di lei. Non sapeva la motivazione, ma sapeva che la porta è chiusa. E mo io che caspita mi invento?